A Rossano, l'insediamento dei monaci basiliani ha lasciato numerose tracce, soprattutto nell'area detta Grecia, dove sono tuttora visibili grotte abitate presumibilmente dai monaci arrivati dall'Oriente. Nella zona di Rossano, la prima grande esperienza monastica che si ricordi, che sia menzionata dalle fonti scritte, è quella di Nicola, poi Nilo, come nome di religione, che è ricordato appunto come San Nilo di Rossano. Visse le varie esperienze dello stato monacale, quindi l'esichia, ma anche il cenobitismo, in quanto fu l'ispiratore di un gruppo di monaci che, prendendo le mosse dalla sua esperienza, diventarono appunto una vera e propria comunità. Il monachesimo greco a Rossano è attivo fino al IX secolo, epoca in cui i monaci integrano l'architettura rupestre con le prime sobrie forme edificatorie in muratura tutt'oggi visitabili. Rossano, così come San Severina, Stilo e Gerace, conserva preziose testimonianze del periodo bizantino. Tra le chiese di fondazione o tradizione bizantina presenti nel centro storico e nel territorio si ricordano la Cattedrale, il San Marco, la Panagia e il Patirion. Nel Museo Diocesano si conserva il Codex Purpureus Rossanensis. Il Codex Purpureo Rossanensis è un manoscritto di straordinario interesse biblico, artistico e storico documentario. Si tratta di uno dei 7 codici miniati orientali esistenti nel mondo. Tra tutti, però, il codice è considerato fra i più preziosi, sia per la quantità di fogli che conserva oggi, sia per la qualità delle miniature. Le sue 15 miniature raccontano le scene della vita di Gesù. Nel registro superiore è raffigurata la scena evangelica, mentre nel registro inferiore sono presenti delle figure di profeti. Un evangelario greco miniato che contiene l'intero Vangelo di Matteo, quasi tutto quello di Marco, e una parte della lettera di Eusebio a Carpiano sulla concordanza dei Vangeli. Non sappiamo con esattezza né come giunse né l'epoca in cui giunse. La maggior parte degli studiosi sono propensi a ritenere che probabilmente sia giunto portato dai monaci di una delle invasioni appunto dei monaci che ci fu forse nel VI-VII secolo o probabilmente nell'VIII secolo durante il periodo delle lotte iconoclaste, quando molti monaci sfuggivano dall'Oriente e si rifugiarono nelle regioni dell'Italia meridionale. Giunse a Rossano quindi tra l'VIII e il IX secolo o forse nel X secolo. Si ritiene che gli autori siano più di uno e che probabilmente il codice venne realizzato in uno scrittorio monastico bizantino, in uno dei luoghi dell'Impero Romano d'Oriente. La tesi più accreditata è che sia stato realizzato ad Antiochia di Siria. Conosciuto anche con il nome di Rossanensis, deve invece il nome Purpureus al fatto che le sue pagine sono di color porpora. Sono state anche individuate nel dettaglio tutti i colori utilizzati, vanno dall'oro, l'oro puro, utilizzato sia per la scrittura dei testi, sia all'interno delle miniature, all'argento, la biacca, il minio, i lapislazzuli. E una particolarità è stato, soprattutto per la resa dei colori violacei, l'utilizzo della lacca di Sambuco. I restauratori hanno sottolineato come sia il manoscritto più antico in cui viene utilizzata la lacca di Sambuco. Il Codex sarà utilizzato come testimonianza della parola di Dio fino al 1462, anno in cui la liturgia rossanese passerà da quella greco-bizantina a quella latina. Sfuggito a storici e cronisti nel corso dei secoli, viene ricordato per la prima volta nel 1831 da Scipione Camporota, canonico della cattedrale della città, che dà ai fogli una prima sistemazione e l'attuale numerazione delle pagine con inchiostro nero. Nel 1880 viene presentato come una scoperta all'attenzione della cultura europea e internazionale da due studiosi tedeschi, con il titolo Evangeliorum Codex Grecus Purpureus Rossanensis, che battezza ufficialmente il prezioso manoscritto di Rossano.
fondamentale è stato anche il processo di valorizzazione che si è attivato attorno al Codex. Contestualmente al trasferimento del codice presso l'ICRPAL, l'Istituto appunto di Restauro, si sono avviate una serie di pratiche che hanno portato al 9 ottobre del 2015 al riconoscimento del Codex come patrimonio dell'UNESCO nella categoria Memory of the World. Il Rossanensis è l'opera più preziosa custodita in Calabria e documenta il legame con la cultura greco-bizantina. Il prezioso evangelario non è l'unica testimonianza isolata di arte bizantina a Rossano. Essa, infatti, è presente in numerosi altri monumenti, tra questi la Madonna dell'Achiropita, custodita nella cattedrale adiacente al Museo Diocesano in cui è conservato il Codex. Questo affresco è straordinario, sostanzialmente rappresenta una Madonna di Ghitria, quindi una Madonna che indica la strada, e la strada da seguire naturalmente è la strada del Cristo. Non a caso queste lunghe mani di questo affresco della Madonna indicano proprio il bambino che tiene in braccio, quindi c'è una percezione immediata che per poter proseguire il nostro cammino il punto di riferimento è lui. Questo affresco è un affresco molto bello, probabilmente non è di VII secolo, ma comunque è un affresco molto antico, tra i più antichi di Calabria sicuramente, e viene normalmente definito come la raffigurazione dell'Achiropita, quindi della Madonna non dipinta da mano umana, proprio perché si vede nella realizzazione di questo affresco un evento miracoloso. La cattedrale è stata eretta nell'XI secolo e ha subito numerosi rifacimenti sino ad oggi. Si presenta con una pianta a tre navate e tre absidi. Di notevole interesse, la torre campanaria e il fonte battesimale del XIV secolo, il portale originario, i tetti in lignee a cassettoni del XVIII secolo. La chiesa è nata intorno all'affresco della Vergine Achiropita, attualmente incastonato su una colonna, intorno alla quale è stato costruito nel XV secolo un altare neogotico. Rossano è la città dell'Achiropita, ma anche la città di San Nilo, è la città in cui veramente il mondo bizantino ha potuto tingersi di porpora. Porpora che è il colore del codice purpureo, appunto, ma porpora che è il colore del Cristo, del colore imperiale. Non lontano dall'abitato di Rossano si trova l'importante complesso monastico del Patirion, cioè del Padre. Il complesso monastico è situato tra Rossano e Corigliano Calabro e fu costruito dopo la conquista normanna del centro bizantino nel luogo in cui esisteva già un'organizzazione monastica detta Laurea. Bisogna assolutamente prendere coscienza della costruzione di un edificio straordinario che fa capire come le cose realmente siano cambiate in questo territorio, anche se rimane forte l'attaccamento a quella che è la tradizione orientale. Sostanzialmente una figura di santo molto importante per la Calabria, Bartolomeo da Simeri, decide a un certo punto, proprio per una visione, per un'apparizione, di costruire una nuova chiesa dedicata sempre all'Odigritria, e quindi costruisce poco lontano da Rossano questo edificio di culto, la nuova Odigritria, che però verrà chiamata la chiesa del Padre perché farà riferimento esplicito al padre fondatore, quindi a Bartolomeo da Simeri, figura straordinaria di santo monaco. Dell'impianto originario si conserva oggi solo la chiesa. Le strutture monastiche, incluso il chiostro, sono invece da riferire ai secoli XV e XVI. La chiesa, che si presenta di proporzioni contenute, mostra una facciata con cornici in pietra e mattoni, in cui si riconosce l'intera ripartizione in tre navate. La chiesa è pavimentata lungo il corpo longitudinale con un mosaico la cui esecuzione è da riferire al XII secolo, come suggerisce l'iscrizione posta a metà del pavimento che ricorda il committente: Blasius venerabilis abbas hoc totum iussit fieri. I mosaici naturalmente sono una grande novità anche per il mondo calabrese in questa fase di passaggio. Non c'è la grande diffusione della tecnica del mosaico negli edifici che si sono conservati, anche se delle tracce ci sono per esempio all'interno della cattedrale di Rossano. Qui qualcosa cambia perché naturalmente arrivano le influenze
che maturano in Sicilia, ma soprattutto arrivano le esperienze dei grandi mosaicisti che avevano per esempio lavorato in abbazie come Montecassino o che erano molto diffusi in ambito romano, per cui alla metà del XII secolo, sostanzialmente perché è a quel periodo che si datano i pavimenti del Patirion, si realizzano queste opere molto belle che richiamano comunque un universo fantastico. E anche qui si avverte un cambiamento sostanziale. Difficilmente in un edificio di culto bizantino avremmo trovato spazio per raffigurazioni così, così diverse, così strane, anche così per certi versi poco comprensibili. Il mondo latino offre anche questa possibilità e questi mosaici con i loro decori bellissimi, con queste tessere multicolori, ci fanno capire che c'è un'attenzione diversa anche al modo di raccontare le cose. Nel suo insieme, il Patirion è la testimonianza dell'apertura dell'architettura calabrese di età normanna al gusto campano cassinese e alle influenze islamiche, il tutto inserito in uno schema di matrice bizantina. Nella parte sud-orientale dell'attuale centro storico di Rossano sorge su un banco calcareo localizzato la chiesa di San Marco, datata tra il X e l'XI secolo, dedicata in origine a Sant'Anastasia. Era probabilmente la chiesa di un complesso monastico femminile. La chiesa di San Marco, che secondo alcuni potrebbe essere anche una chiesa ricordata dalle fonti, una chiesa costruita da un giudice imperiale, una chiesa molto importante dedicata a Sant'Anastasia, è sostanzialmente un modello nuovo per l'architettura religiosa calabrese. Per capire come prendono forma questi edifici nuovi, diciamo questi a croce greca inscritta, in Calabria bisogna andare poco più lontano, tornare a Costantinopoli. A Costantinopoli succede che alla metà del IX secolo un forte evento sismico danneggia tutti gli edifici, distrugge sostanzialmente la città. E allora l'imperatore e i suoi costruttori si pongono un problema, cioè quello di capire come si può affrontare il futuro, quindi come si possono costruire le chiese in maniera diversa per renderle più stabili. Quindi si sviluppano queste chiese che hanno un sapore sostanzialmente verticale, quindi cambia il mondo. Dalle chiese a sviluppo longitudinale, quindi orizzontale, si passa a queste chiese che hanno sviluppo verticale. Sostanzialmente, quando si entra all'interno di questi edifici, si è quasi portati a guardare verso l'alto. La chiesa, se si esamina la sua struttura originaria, presenta affinità con la cattolica di stilo,